Parliamo ora delle tecniche di panificazione che possiamo abbinare alla lavorazione del nostro Valcorn. Non abbiamo grossi problemi da questo punto di vista, possiamo veramente adattarle a tutti i tre picchi di panificazione. Partendo dal Valcorn Classic, Valcorn Pane, possiamo lavorare tranquillamente in diretta con le lavorazioni classiche normali e in questo caso andiamo a utilizzare una farina nazionale 50% in aggiunta al Valcorn. Possiamo lavorare tranquillamente con delle lavorazioni in ferma lievitazione, per cui impastando il giorno prima per il giorno dopo, e qui al limite andiamo a usare una farina bianca in aggiunta un pochino più forte. Possiamo lavorare anche con l'abbattimento del prodotto. Cosa succede? Dobbiamo anche qui utilizzare delle farine leggermente più forte e al limite aiutarlo con qualche coadiuvante. Questa è una lavorazione adatta a dei panini più piccoli di questa dimensione. Per quanto riguarda l'abbattimento del prodotto finito, il cosiddetto precotto, non abbiamo dei grossi problemi, soprattutto nelle pezzature grosse. Tenete presente in questa fase della lavorazione com'è consono abbattere il prodotto dopo che è uscito qualche minuto dal forno. La temperatura ideale per precuocere un prodotto cotto è quello di avere all'interno 60-65 gradi, perché ci dà la possibilità di mantenere la giusta umidità all'interno del prodotto e quando andremo a rigenerare il prodotto avremo la giusta caratteristica. Per quanto riguarda il Valcorn Cereali Antichi Soft, anche qui non abbiamo problematiche a fare sia la lavorazione diretta che la lavorazione indiretta. Soprattutto con focaccine, pane in cassetta, eccetera, non è un problema andare a lavorare il giorno prima per il giorno dopo. Logicamente, anche in questo caso, l'aggiunta della farina, dobbiamo avere una farina leggermente più forte e la percentuale di lievito leggermente diversa. Per quanto riguarda invece i prodotti secchi, in questo caso no, la lavorazione ideale è la lavorazione diretta. Anche qui per l'abbattimento del prodotto a crudo non ci sono grosse problematiche utilizzando una farina in aggiunta di valore di un W maggiore e al limite un coadiuvante enzimatico che ci aiuta, e per l'abbattimento del prodotto finito, il famoso precotto, le stesse regole che dicevamo prima. Se andiamo verso la lavorazione del rustic, soprattutto per il filoncino classico, la lavorazione indiretta è la lavorazione ottimale perché diamo al prodotto ancora di più caratteristica. Sapete benissimo perché utilizziamo a volte una lavorazione indiretta: per dare più gusto e acidità al prodotto, quello che ci serve in questo prodotto. Se invece voglio fare una baguette o un altro pane normale, posso tranquillamente fare sia la lavorazione diretta che la lavorazione indiretta. Anche in questo caso posso andare verso l'abbattimento a crudo, utilizzando sempre le regole che vi dicevo prima, e l'abbattimento a cotto. Queste sono un pochino le regole più importanti da applicare nelle fasi di lavorazione.